Ciao a tutti, io sono Gianni e bentrovati in questo nuovissimo video. Oggi è recensione di un libro divertente ma pieno di significati, ossia A Volte Ritorno di John Niven, nato nel 1972 in Scozia. Dio è partito per una vacanza di una settimana, ma una settimana in paradiso corrisponde a 4 secoli sulla Terra. Infatti lui è partito che nella Terra c'era il Rinascimento, quando tutto era rose e fiori, e torna nel 2011, anno in cui è stato pubblicato questo libro, quando la Terra, diciamo, ha passato più esperienze negative che positive. Per rimediare a questo danno, Dio è costretto a mandare nuovamente Gesù sulla Terra per diffondere il messaggio "fate i bravi". Ma l'unica cosa che Gesù sa fare è suonare la chitarra e cantare, cosa che ha imparato in paradiso da Jimi Hendrix. Quindi Gesù partecipa a un talent show come The Voice o X Factor, insomma, e arriva anche tra i primi 3 finalisti. Quindi raggiunge anche un determinato successo comunque, ma soprattutto non solo perché sa cantare e sa suonare, ma soprattutto appunto perché lui si presenta come figlio di Dio, ma nessuno gli crede. E tutti lo prendono in giro. Quindi grazie a questi soldi che lui guadagna, grazie a questo talent show e le varie interviste, costruisce una comunità di brave persone, insomma, che sta, diciamo, avendo successo, però lui è ricercato comunque dall'FBI perché questa comunità è illegale. Quindi poi va a finire male, come l'ultima volta in cui è stato sulla Terra, e lui pensa di non essere riuscito a diffondere il messaggio che il padre gli ha mandato, diciamo, gli ha dato. Invece, una volta tornato in paradiso, Dio gli fa vedere che comunque sulla Terra umanamente ci sono stati dei progressi proprio grazie a lui. In realtà poi va a finire abbastanza bene e penso che doveva finire proprio così. Diciamo che è stato un po' il finale perfetto. Una cosa che mi è molto al cuore, che è stata citata anche in questo libro, è la discriminazione verso gli omosessuali, i transessuali, insomma, discriminazione verso tutte le persone che hanno un orientamento sessuale diverso dall'eterosessualità, come se comunque l'eterosessualità fosse una cosa più normale rispetto alle altre. In questo libro, Gesù, quando è sulla terra, afferma che Dio ama anche i gay, i trans, comunque tutte le persone allo stesso modo, indifferentemente da orientamento sessuale, o comunque anche non solo, anche del colore della pelle, della religione, insomma, non si fa problemi di questo genere. Anzi, lui ama tutti quanti allo stesso modo. Adesso io non voglio fare un video religioso, nonostante io sia cristiana, però comunque questa cosa deve riguardare soprattutto noi umani. Perché arrivare nel 2019 e discriminare una persona in base all'orientamento sessuale? Cioè, prima di tutto, cosa ci si guadagna discriminando un'altra persona? Qualsiasi sia il suo orientamento sessuale, colore della pelle o religione. Io non penso che ci si guadagni qualcosa. E soprattutto, cioè, perché farlo? Non capisco. Non lo capisco. Come io sono normale, lo è normale anche un'altra persona, che sia di colore cinese, giapponese, americano, canadese, quel che sia, o che sia, non so, trans, omosessuale, qualsiasi altra cosa voi vogliate, io non ci guadagno niente. Lui, il discriminato in questione, ci perde tantissima autostima. Voglio vedere se la persona che discrimina viene discriminata a sua volta, voglio vedere poi se va in giro a farsi il figo e discriminare altre persone, ecco. È una cosa molto importante, ovviamente, è perché prendere in giro persone che hanno fede. Questa cosa è un'altra cosa che non capisco. Io da cristiana, io ho molta fede, ho i miei validi motivi e ovviamente so che una persona atea o comunque una persona che crede in un altro Dio, ha un'altra religione, ha i suoi buoni motivi per essere così, o comunque essere ateo o avere un altro Dio da amare. Quindi io rispetto tutte queste altre persone, quindi perché loro non devono rispettare me? Ecco, non capisco perché prendermi in giro per una cosa in cui credo
cioè, ho i miei motivi, come un'altra persona ha i motivi per essere ateo o che so, musulmano. Nonostante questo libro sia divertentissimo, perché io mi sono svellicata dalle risate, dà dei messaggi molto importanti. Quindi, riflettiamo su queste cose. Ovviamente sono argomenti molto importanti, io ne sto parlando in modo grossolano, però se si legge questo libro, si capiscono anche queste cose comunque, perché si parla anche da parte di una persona che viene presa in giro. Ma adesso che sia il protagonista Gesù oppure no, perché lui comunque viene preso in giro tantissimo, ma lui ha una forza della volontà di non ascoltare queste persone, comunque perdonarle, perché è anche questo messaggio di Dio. Magari una persona discriminata, è vero che può perdere tantissimo la sua autostima, può dispiacersi per tante cose, qualsiasi altra persona magari che viene presa in giro, può dispiacersi comunque, magari entrare in depressione, comunque anche queste cose, ma perché comunque è anche una cosa psicologica. Io penso che sia normale comunque avere queste reazioni, ma dobbiamo avere la forza di andare avanti, sfregarcene le altre persone. So che è facile dirlo, ma metterlo in pratica è difficile. Io a questo libro ho dato 5 stelle su 5 proprio perché mi ha dato tanti insegnamenti di questo genere. Mi ha fatto vedere cosa provano in realtà persone che vengono prese in giro, anche se oggettivamente 5 stelle su 5 non se lo merita. Una cosa che mi ha dato fastidio di questo libro è sicuramente le parolacce, perché vengono dette un sacco di parolacce in questo libro, ogni pagina ne è almeno una, e mi ha dato un po' fastidio. Anche lo stile di scrittura di Niven, sì, è leggero e divertente, ma mi dà un po' fastidio. Però comunque ho voluto dare sempre 5 stelle, perché appunto John Even penso che abbia dato dei significati importanti, dei messaggi che purtroppo non a tutti sono arrivati. Bene, io spero che questo libro possa insegnarvi qualcosa come ha insegnato qualcosa a me, e spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo libro, se l'avete letto, e se vi è piaciuto questo video, comunque lasciate un like, iscrivetevi al canale e se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina per non perdere nessun altro video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!